Grazie Luciana, io ringrazio Giorgio Assennato e gli organizzatori del convegno e devo dire che le presentazioni sia di Ennio Cadum che di Fabrizio Bianchi prima hanno un pochettino aperto la prospettiva e i suggerimenti che in qualche modo cercherò di dare in questa mia presentazione, quindi spero di fare presto e soprattutto di evitare alcune slide iniziali. L'outline del mio ragionamento riguarda da una parte la differenza tra la valutazione environmental burden of disease e da dove viene, poi successivamente da dove viene il termine integrazione dell'impatto ambientale e sanitario, i passi e i punti critici e alcune esperienze che abbiamo fatto sull'inquinamento, il traffico e i rifiuti all'interno di un progetto europeo che è stato Intarese, un progetto iniziato nel 2008 e durato 4 anni, che in qualche modo ha prodotto esperienze e documentazione. Il tema che affrontiamo oggi è un tema ovviamente del nesso ambiente e salute. Rimando sempre, almeno negli ultimi 2 anni, a questo lavoro che è stato pubblicato sul Lancet a dicembre del 2012, che ci dà un'indicazione sul carico di malattia, dei fattori responsabili del carico di malattia a livello mondiale. E vedete se al primo punto, ai primi due posti, c'è ovviamente l'ipertensione e il fumo di tabacco e l'alcol, vedete che a un punto non marginale ci sono i temi ambientali e soprattutto il tema relativo all'inquinamento atmosferico. Quindi sostanzialmente l'inquinamento atmosferico e la parte ambientale è responsabile di una quota importante di malattia a livello mondiale. La stima dell'Environmental Burden of Disease è stata fatta per diversi paesi europei nel 2010 e vi sottopongo questa torta che in qualche modo riassume qual è la rilevanza dei temi ambientali per l'Italia e vedete che gran parte della fetta è presa dall'esposizione al PM2,5 e condividono una parte anch'essa importante della torta, anche una diversità di esposizioni come il piombo, il radon, il rumore, le diossine, l'ozono, eccetera, eccetera. Però questa distribuzione ci dà un'idea anche della rilevanza dei temi ambientali. La terminologia valutazione integrata, impatto ambientale e sanitario, uno degli aspetti dell'equivoco, se mi permettete il termine. Da una parte esiste la definizione di carattere legislativo che Ennio in qualche modo ricordava prima, e quindi l'integrazione della VIS, della VAS, eccetera, eccetera. Da un punto di vista tecnico, la definizione viene da un lavoro molto bello a cui vi rimando di David Briggs del 2008, nel quale sostanzialmente si dava una definizione di questa integrazione. E la capacità dell'integrazione è quella dell'integrazione della complessità dei fattori ambientali da una parte e della complessità degli effetti sulla salute da un'altra. Questa è sostanzialmente la sfida dell'integrazione. Del progetto Intarese ne è rimasto un sito molto utile che qui, vi rimando, a cui vi rimando, che in qualche modo è ricco di esempi e di indicazioni su questa esperienza, un'esperienza che ha cercato di riassumere questa complessità. Nella storia di Intarese c'è stata sempre questa divisione tra risk assessment basato sui dati tossicologici e health impact assessment basato sui dati epidemiologici. Dicevo prima al collega Domenico Cavallo che forse questa diatriba potrà essere risolta con una partita di calcetto tra epidemiologi e tossicologi, forse è la soluzione migliore, però forse dobbiamo anche un po' discutere e chiarirci su questo e non lasciarlo solamente al calcetto. Questa la salto, salto anche questi orribili diagrammi a blocchi, un po' perché sono parte di ingegneria, avendo sempre preso 3 in matematica, questo non mi aiuta, però i diagrammi a blocchi sono stati in qualche modo già riassunti da Fabrizio Bianchi, così come
abbiamo una chiara idea dei dati che sono necessari per un programma di valutazione integrata. Abbiamo bisogno di dati sulle fonti, sulle emissioni, sulle concentrazioni, sulle esposizioni, sulle relazioni dose-risposta, di cui parlerò più a lungo, sui livelli background di morbosità e di mortalità e sui pesi per stabilire l'impatto. Questa è una diapositiva che sta diventando un best seller, è stata prodotta dal nostro gruppo, perché in qualche modo è il modello di studio epidemiologico ambientale dove si parte dalla definizione del dominio, da una parte c'è l'arruolamento della coorte, dall'altra ci sono i modelli di dispersione per caratterizzare le esposizioni e sostanzialmente c'è una coorte di popolazione che viene seguita nel tempo e ci permette di fare la valutazione epidemiologica. Quando andiamo alla valutazione di impatto, la prima parte è sostanzialmente uguale. Quello che viene sostituito sostanzialmente qui è lo studio di coorte, lo studio epidemiologico, perché sostanzialmente si mutuano, si prendono le relazioni dose-risposta che sono già disponibili dagli studi epidemiologici, ovvero dagli studi tossicologici. Quindi diciamo, la valutazione di impatto in qualche modo è relativamente più semplice, perché non deve seguire popolazioni, ma deve usare quello che già c'è. Un po' di esempi su questo iter seguito. Nella definizione della valutazione di scenari abbiamo due contesti. Uno, un contesto della diagnosi, o quello che, se volete, Ennio parlava di ex post, no? Cioè che cosa è successo o che cosa abbiamo come risultato della politica, oppure gli scenari futuri, la parte ex ante, che cosa può succedere in prospettiva. Questo è uno studio pubblicato nel 2011 su Occupational Environmental Medicine, dove ci siamo chiesti: ma che cosa è successo di una politica che il Comune di Roma aveva fatto all'inizio degli anni 2000, che è la parte della zonizzazione del traffico, la creazione della zona a traffico limitato, limitando l'accesso ai veicoli durante una specifica fascia oraria, e la limitazione del traffico ad alcune macchine, alcuni veicoli più inquinanti nel periodo 2002-2003. Questa politica non aveva avuto nessuna valutazione, e di questa politica abbiamo fatto, se volete, due scenari. Questo era il 2001, questa è una valutazione ex post se la politica non ci fosse stata, e questo è invece il delta in uno scenario ottimistico, laddove tutti i cittadini romani avessero seguito le indicazioni, e questa invece forse più realistica, quella che noi abbiamo chiamato pessimistica, è una quota della popolazione romana che, malgrado i divieti, comunque ha continuato a disobbedire e quindi a percorrere il centro. Quello che abbiamo visto è che sostanzialmente il quadro dell'inquinamento, prendiamo l'NO2 come variazione in microgrammi metro cubo della concentrazione totale a Roma, per quanto riguarda l'NO2, la politica ha indotto una variazione dell'ordine di meno di un microgrammo metro cubo, quindi una variazione marginale. Se andiamo però nelle specifiche zone, quella dell'anello ferroviario e nella ZTL, in queste zone invece una diminuzione dell'ordine di 3-4 microgrammi metro cubo in qualche modo c'è stata. Se noi guardiamo anche in termini di effetti sanitari, quindi di anni di vita guadagnati, in queste zone, per gli abitanti di queste zone c'è stato un miglioramento dell'impatto sanitario. Ma quello che in qualche modo ci ha sorpreso è che il guadagno nell'impatto sanitario, quando noi lo guardiamo per fasce sociali di popolazione, sapete che al centro di Roma ci vivono in pochi e sono soprattutto quelli di classe sociale più elevata, se guardiamo la distribuzione del guadagno per classe sociale, vediamo che di questo guadagno ne hanno usufruito sostanzialmente quelli di classe sociale più elevata. Quindi una politica che in qualche modo ha avuto un successo per le zone che ha coperto, però di questo successo ne hanno sostanzialmente guadagnato le persone di classe sociale più elevata. Che cosa abbiamo imparato da questa lezione? Che è possibile un assessment diagnostico, un assessment ex post, abbiamo usato modelli di dispersione del traffico, non abbiamo fatto integrazione sull'esposizione,
posizione. Per esempio, non abbiamo considerato il rumore, che è una caratteristica importante del traffico. Abbiamo considerato solo la mortalità e non altri esiti importanti, però abbiamo usato funzioni di concentrazione di risposta specifiche per stato socio-economico e abbiamo affrontato il tema dell'environmental justice. Un altro esempio invece lo vorrei ricordare sul tema delle politiche dei rifiuti, perché questo per noi è stato andare avanti da un punto di vista concettuale, cioè quello sostanzialmente di vedere la politica dei rifiuti in una catena un pochettino più lunga che parte dalla produzione e arriva all'impatto, anche all'impatto economico. Questa è una valutazione di impatto dello smaltimento dei rifiuti nel Lazio. Sapete che il Lazio è sempre stato al centro dell'attenzione per la presenza di scelte difficili sullo smaltimento, soprattutto per la grande discarica di Malagrotta. Quello che abbiamo fatto è uno scenario al baseline che abbiamo chiamato business as usual, cioè continuiamo a farci del male così come abbiamo fatto sempre, oppure scegliamo uno scenario green, uno scenario più sostenibile. Abbiamo provato a integrare le esposizioni, quando diciamo lo smaltimento dei rifiuti non è soltanto l'impatto sulla popolazione, ci sono anche dei rischi sanitari dal punto di vista occupazionale. Abbiamo considerato il rischio dovuto al trasporto dei rifiuti, agli impianti di incenerimento, alle discariche, agli impianti di TMB, e quello che abbiamo fatto da un punto di vista di integrazione, abbiamo detto gli impatti sanitari sono diversi, non sono soltanto la mortalità, ma ci sono compresi altre cose come ad esempio i disturbi respiratori o l'annoyance, gli odori sono in qualche modo un disturbo sanitario. Questi sono gli scenari che non vi sto a raccontare, però questo per esempio è una valutazione di qual è l'inquinamento atmosferico che a Roma, nello scenario di baseline, era ascrivibile al trasporto dei rifiuti attraverso camion verso la discarica di Malagrotta. Vedete che il trasporto in qualche modo si accumula lungo le arterie e le situazioni, questo è ovviamente il raccordo anulare, queste sono le situazioni di maggiore impatto del trasporto dei camion, e questo invece è lo scenario green, lo scenario sostenibile in cui sostanzialmente si usa anche la ferrovia per il trasporto. Voglio però andare in questa mia valutazione alla parte relativa alle funzioni dose risposta, perché questo è un tema rilevante che viene in qualche modo discusso, e voglio prendere esempio il tema dell'inquinamento atmosferico. Questa è una tipica funzione dose risposta tra PM10 e incremento della mortalità totale cardiovascolare e respiratoria. La valutazione di impatto è stata fatta recentemente, questo è un rapporto del marzo 2014, quindi di qualche settimana fa, è stata fatta dall'Unione Europea e è stata fatta una valutazione di impatto dell'inquinamento atmosferico in tutta l'Europa, ha utilizzato dei modelli in qualche modo standard, e vedete che le funzioni dose risposta sono disponibili per un ampio range di effetti sanitari. Voglio soltanto dire che il più importante è la mortalità totale causa specifica per esposizione cronica, e è stata fatta anche una valutazione da un punto di vista sanitario, e questi sono i risultati della valutazione che ha fatto l'Unione Europea, laddove ci dice che per effetto dell'esposizione cronica complessivamente ogni anno in Europa ci sono 379.000 decessi anticipati per effetto dell'esposizione al PM2.5. Questo è un dato anche ripreso 5 giorni fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sollevare il tema della rilevanza dell'inquinamento atmosferico, ma io ve lo propongo soltanto per dirvi che le funzioni dose risposta sostanzialmente ci sono dagli studi epidemiologici, li usa le OMS e li usa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma c'è un aspetto di queste funzioni dose risposta che è rilevante per la nostra discussione, ed è quello del un esempio che voglio fare sulla esposizione al PM2.5 e il rischio di tumore polmonare. Perché questo è importante? Ed è importante nella nostra situazione, e forse
non rimanda a una partita di calcetto tra epidemiologi e tossicologi. Allora, sapete che c'è una discussione abbastanza grande tra accettabilità e non accettabilità del rischio, con una definizione dell'EPA sostanzialmente condivisa, per cui sostanzialmente la soglia è un incremento di rischio di lifetime di 1 a 10.000, un rischio di cancro, per cui questo livello di rischio di 1 a 10.000 viene in qualche modo considerato non accettabile. Quindi tutto quello che è superiore a 1 a 10.000 viene considerato accettabile, tutto quello che è inferiore richiede azioni di rimedio. Ora, la novità in questo scenario è una novità importante anche per le valutazioni di impatto e nella situazione italiana, è la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nello specifico dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro di classificare non solo l'inquinamento atmosferico ma il PM come cancerogeno di gruppo 1. Questa è una decisione rilevante e in questa decisione rilevante credo che tutti quanti aspettiamo, questo è un articolo preparato dal gruppo di lavoro della IARC che ha fatto la valutazione, quindi non lo avete a disposizione, sarà a disposizione tra qualche mese, ed è una stima meta-analitica della relazione tra esposizione a PM2,5 e incremento di rischio di tumori polmonari. La stima meta-analitica ci dice che il coefficiente dose-risposta è un incremento del 9% di rischio di tumore polmonare per ogni 10 microgrammi metro cubo di PM2,5. Quindi sostanzialmente la funzione dose risposta ce l'abbiamo, o almeno ce l'avremo di qui a qualche mese. Che cosa vuol dire l'applicazione di questa funzione dose risposta? Questi sono i dati sulla incidenza di tumore polmonare in Italia, 80 per 100.000 nei maschi e 17 per 100.000 nelle donne. Se questi dati li trasformiamo in lifetime cumulative risk, quello che ci serve di solito per lo slope factor, questo significa che il rischio individuale per una persona da 0-74 anni di avere un tumore polmonare è di 67 per 1000, quindi una persona su 15 sviluppa un tumore polmonare tra i maschi e una persona su 70 sviluppa un tumore polmonare nelle donne. Quindi questi sono i lifetime risk. Se questi lifetime risk con semplici valutazioni algebriche li trasformiamo in slope factor, noi ci rendiamo conto che per un microgrammo metro cubo di esposizione a PM2,5 abbiamo già il superamento del rischio di 1 a 10.000, un rischio di cancro per 1 a 10.000. Quindi sostanzialmente nella nostra valutazione di impatto un microgrammo metro cubo di PM2,5, un'esposizione di questo genere, già supera la unità di rischio che dall'EPA è considerata rilevante per interventi. Che volete, qual è l'epilogo di questa valutazione? Che ogni situazione ambientale in cui il rischio addizionale per un impianto o per un'esposizione supera un microgrammo metro cubo di PM2,5, già siamo nelle condizioni di dire che il rischio sanitario non è accettabile. E come diceva Vendola ieri, è un'altra cosa, non stiamo parlando di concentrazioni ammissibili dal punto di vista di legge, stiamo parlando di rischio sanitario accettabile o non accettabile. Questo per dirla in Puglia, nelle situazioni di tamburi dove l'esposizione addizionale a PM2,5 forse dell'ordine 2-3 4 microgrammi metro cubo per esposizione agli impianti, questo significa un rischio sanitario addizionale per tumore polmonare non accettabile. E qual è l'epilogo di tutto questo? Noi abbiamo di fronte, stiamo valutando decreti, linee guida. La mia paura, e questo l'ho presa da David Briggs questa diapositiva, e la mia paura è che la strada segnata da questi decreti e queste linee guida sia una strada segnata da un cancelletto dove sostanzialmente ci viene detto non puoi passare, però quando ci guardiamo intorno invece possiamo passare benissimo, e forse questo è un auspicio a non fare la partita di calcetto ma a lavorare insieme per fare la valutazione integrata di impatto sanitario e ambientale. Grazie.